Terza domenica di Quaresima. Iniziamo con una pagina dove Gesù appare nella sua predicazione quantomeno con un tono robusto, energico, se non sferzante. E difatti dice: si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe. Allora che cosa fa? Comincia la sua predicazione, siamo all'inizio della sua predicazione, almeno alcuni esegeti dicono così. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, in modo energico, e termina con questa parola piuttosto violenta: portate via di qui queste cose, non fate della casa del Padre mio un mercato. Il tentativo di fare della Chiesa un mercato è sempre incombente, e quindi di fare una confusione tra ciò che tocca lo spirito e ciò che tocca la materialità. È vero che nella fede cristiana la materialità ha un posto importante, c'è un corpo, c'è una realtà, c'è qualche cosa che si può vedere e toccare, ma quando questa diventa eccessivamente imponente porta via lo spazio e la forza allo spirito. E allora Gesù reagisce, perché lui non è venuto per sanare le cose anzitutto del tipo sociale e politico, ma è venuto a risanare i cuori. E allora dice: l'epoca del Tempio è finita. Voi vi siete attaccati, aggrappati a questo Tempio come se fosse l'unica cosa importante. Avete dimenticato chi abita questo Tempio, e chi abita questo Tempio è Dio. E allora è venuto uno che ha fatto del suo corpo, che è il suo corpo il Tempio, la sua persona è il Tempio, e tutto il resto deve essere a servizio dell'intimità di questa persona e la forza di questa personalità. Il vero zelo non è violento, evidentemente. Il vero zelo per Dio si esprime nell'amore che si dona. E allora il cammino della Quaresima è esattamente questo. È il cammino che deve portare ad amare Dio in spirito e verità, che è tutt'altra cosa evidentemente che rifiutare la concretezza e la materialità della vita, ma è anzitutto è venuto a portare l'adorazione in spirito e verità. Tanto è vero che nel Vangelo di Matteo, noi leggiamo quello di Giovanni, ma nel Vangelo di Matteo termina questa predicazione piuttosto violenta di Gesù, dove il Signore si piega sui malati, li risana, sui lebbrosi che risana, rimette in vita una vita ormai spaccata. Ecco, gli si avvicinarono nel Tempio ciechi, zoppi, e Gesù li guarì. Ecco, dobbiamo fare della nostra vita un Tempio dove Dio è amato in spirito e verità.